Cristo risorto! Carissimi studenti e studentesse della scuola biblica, vi presento qui da Strona, da questo panorama meraviglioso, la lezione quinta della prima tappa della nostra scuola biblica. Tratteremo i Vangeli dell'infanzia. Tratteremo quindi il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca. E vedremo come per ciascuno dei due abbiamo delle fonti particolari da cui attingono gli evangelisti, la fonte M per Matteo e la fonte L per Luca. E vedremo come in Matteo si parlerà in un modo della nascita di Gesù, della genealogia da cui proviene Gesù stesso, e in Luca invece sarà un po' più complesso perché si partirà da un quadro iniziale dei genitori di Giovanni Battista, quindi Zaccaria, un'annunciazione. Vedremo la nascita di Giovanni Battista e contemporaneamente ci sarà l'annunciazione a Maria, il suo concepimento per opera dello Spirito Santo, la visitazione da Elisabetta, sua parente, il ritorno a Nazaret, quindi la nascita di Gesù. Ecco, questa lezione descrive un po' gli episodi immediatamente precedenti alle due nascite di Giovanni Battista e di Gesù, accompagnando anche i primi eventi, i primi fatti di cui noi conosciamo e siamo a conoscenza. Quindi tratteremo il bambino Gesù, quindi parleremo di lui, la scarsità che abbiamo dei dati circa l'infanzia di Gesù e anche il perché, dovuto comunque a delle fonti scritte, il messaggio che viene dato da questa nascita poi di Gesù e quindi il racconto dell'annunciazione, la visitazione, questo è soprattutto per quanto riguarda il Vangelo di Luca, Maria un ruolo davvero particolare in tutto questo contesto, un ruolo di elezione, di preelezione in Maria. La nascita quindi a Betlemme di Giudea di Gesù, che abbiamo in Matteo 2 e in Luca capitolo 2. Anche la datazione come è avvenuta della nascita di Gesù, l'esattezza o pressappochezza della data della sua nascita, i primi adoratori del Messia, quelli che sono stati in Matteo, abbiamo i magi, e in Gesù abbiamo i pastori. Poi abbiamo il gloria a Dio nell'alto dei cieli, questo inno meraviglioso, la circoncisione di Gesù al Tempio, quindi Gesù portato al Tempio, l'ottavo giorno. Quindi questi fatti davvero molto molto belli che illuminano l'inizio del Vangelo. I fratelli di Gesù, che cosa significa? Chi erano? Perché molte volte noi nella nostra ignoranza pensiamo: ma allora Maria ha avuto altri figli. Allora chi sono questi fratelli di Gesù? I parenti di Gesù. Poi la figura di Giovanni Battista, queste due famiglie imparentate, la nascita quindi di questo precursore, del messaggero del Messia che è Giovanni Battista, lui che è la voce nel deserto, il messaggio di Giovanni Battista di preparazione, un messaggio di conversione, un messaggio di speranza, il battesimo di Giovanni, quello che lui faceva nel deserto, come ha preparato la via a Gesù e come Gesù poi, e lo vedremo soprattutto nella lezione prossima, la lezione sesta, si è fatto battezzare da Giovanni e ha iniziato il suo ministero pubblico. Ecco che questa è la lezione quinta, quello che abbiamo preparato per voi. Una lezione ricca dei fatti iniziali del Vangelo, ma dei fatti che però, lo abbiamo detto fin dall'inizio di questa prima tappa della scuola biblica, non sono stati scritti per primo, anzi sono stati gli ultimi scritti. Perché ciò che è venuto per prima è stata la passione
crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù. I primi fatti importanti da annunciare, il Kerygma. Questo è stato scritto per primo. Poi è stato scritto, abbiamo detto, i detti di Gesù, i miracoli di Gesù, alcuni fatti particolari e alla fine anche come curiosità, come approfondimento. Sono stati scritti quindi la nascita di Gesù, ma anche di Giovanni Battista, le annunciazioni. In questa lezione quinta ci sono tre esercizi che vi affidiamo. La prima è confrontare il parallelismo tra le figure e le vicende di Gesù e di Giovanni Battista, partendo dagli avvenimenti che riguardano la loro vita, quindi le due annunciazioni, le due nascite, i due inizi del ministero pubblico di evangelizzazione. Fai un confronto tra Gesù e Giovanni Battista, descrivendo alcune caratteristiche proprie di ciascuno dei due e annotando quello che ti ha colpito di più in queste descrizioni. Semplicemente, fratelli e sorelle, voi scrivete questi fatti che sono accaduti per uno e per l'altro, sapendo che in Giovanni Battista abbiamo quasi esclusivamente il Vangelo di Luca e per Gesù abbiamo Matteo e Luca. Quindi annotate questi fatti e anche che cosa vi ha colpito in queste descrizioni, perché adesso che li mettete insieme vedete un parallelismo a cui prima sicuramente avete fatto poca attenzione, se non quasi nessuna. Per me era accaduto così prima di vederlo in questa ottica. Esercizio numero 2, ci sono tre citazioni e vi chiediamo di scrivere qual è il messaggio contenuto in questi brani. Luca 1, Luca 2 e Matteo 2. Infine, l'esercizio numero 3, vi chiediamo di confrontare la predicazione di Giovanni Battista con quella di altri profeti. Luca 3, Geremia 7, Luca 3, prima Giovanni 3, Luca 3, Isaia 5. È bello questo esercizio, questo lavoretto che vi diamo da fare, perché scoprite la bellezza del messaggio profetico, di questo carisma dato sia nell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo Testamento, che è sceso su Giovanni, come la parola di Dio è scesa su di lui. Non mi resta altro che augurarvi una buona lezione, un buono studio e che il Signore vi accompagni e vi illumini il vostro cuore affinché leggerete questi compiti, leggerete questa lezione, ma soprattutto vi approccerete alla parola di Dio in Matteo, in Luca, scoprendo le meraviglie che Gesù ha fatto per noi. Grazie che mi avete accolto, buono studio, a presto.